Sono 6 gradi questa mattina a Seattle. Fra poco più di un'ora, in questo splendido parco, inaugureremo questa piazza dedicata a Perugia. Un momento emozionante, un momento importante, e ci auguriamo che tutto sarà un successo. Siamo qui con Mike James, la persona che ha reso possibile questo grande progetto di Piazza Perugia, che ci ha creduto anche nei momenti più difficili. Please, Mike, tell something to people from Perugia. Tell them, what are you thinking about today, your emotions? Oh, my emotion today, my heart is really full, il cuore è pieno. Yeah. But because we've waited so long, we've waited 7-8 years to make this happen, and there were a lot of difficulties, negotiation, and finally we have a piece of Perugia, a piece of our sister city in Seattle, physically, and it's a wonderful moment. Mike è una persona straordinaria, una persona molto conosciuta nella comunità di Seattle, ma soprattutto è un amico di Perugia. Quindi, we wait to you soon in Perugia and take a great time today. I hope it will be a grateful day. Oh, it's going to be a wonderful thing. And you know, as you, it's what it is. It's beautiful artwork from Deruta in Perugia province. But when you sit here, when you look at it, you know what you think about? You think about Perugia. Yeah. You think about Umbria. You think about the friendships that you've made. That's there. Great. That's great. And it's a physical reminder of all of those things. We are glad about you say about us. Thank you very much. Yes. Yeah. My pleasure. Bye-bye. Siamo qui con Emanuele Bizzarri di Caffè Umbra, uno delle persone, dei perugini che risiedono e lavorano qui a Seattle, che ha reso possibile questo sogno di Piazza Perugia. Cosa ci vuoi dire? Siamo molto contenti qua a Seattle che finalmente abbiamo una Piazza Perugia e che ecco, la città di Perugia è riconosciuta anche qua negli Stati Uniti. Sì, è molto amato, ho visto. Sì, c'è una passione incontrollata nei confronti della per l'Umbria e per la città di Perugia. Sì. Bene, aspettiamo questa inaugurazione. Perfetto. Allora. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Siamo con Giorgio Moretti, l'antica di Deruta, azienda storica della ceramica. Saranno le sue opere ad abbellire e decorare questo splendido parco. Giorgio, che ci dici? Guarda, una bellissima emozione, abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo cercando di portare il nome di Deruta ai massimi livelli, abbiamo fatto una bella opera che ricorderà Perugia nella città di Seattle e decorata con i disegni classici derutesi per far capire e divulgare ancora questa arte nostra molto importante che è molto meno conosciuta di quello che sembra. Sono anche appena tornato da una lezione all'Università di Washington e con grande sorpresa pochissimi dei studenti conoscevano la storia del Rinascimento, della ceramica derutese. Quindi c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare, bisogna darsi da fare, mettersi in moto e girare per il mondo e portare un messaggio di conoscenza per divulgare una cultura molto importante.